Regionale di Basilicata che apriamo con l'accordo per prevenire illeciti e infiltrazioni criminali nei lavori di completamento della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera. Stamattina la firma, l'opera strategica, permetterà di collegare la città dei Sassi alla rete nazionale. L'avvio dei cantieri entro la fine dell'anno. La cronaca della mattinata nel servizio di Eleonora Cesario. Prevenire le interferenze illecite di natura criminale e monitorare i flussi di manodopera per tutelare gli investimenti pubblici e consentire a un'opera attesa da decenni di trasformarsi in realtà. Sono solo alcuni degli obiettivi del protocollo di legalità per l'appalto dei lavori sulla nuova tratta ferroviaria Ferrandina-Matera, siglato questa mattina nella città dei Sassi. Al tavolo convocato dalla prefettura rappresentanti istituzionali, delle forze dell'ordine, delle organizzazioni di categoria e dei sindacati, tutti uniti per attuare un monitoraggio completo e costante delle procedure. Sarà un grande lavoro che inizia oggi, che vedrà coinvolta tutta la comunità materana e ci consentirà in questi anni di far realizzare un'opera storica fondamentale per questa provincia, evitando e non permettendo che organizzazioni criminali di stampo mafioso e non possano approfittare. Il protocollo è un tassello importante nella prosecuzione dei lavori. Abbiamo avuto l'aggiudicazione a fine febbraio e quindi avvieremo con la consegna delle prestazioni il progetto esecutivo e entro fine di quest'anno avvieremo anche le attività e quindi i lavori. Il collegamento tra Ferrandina e Matera, atteso da oltre un secolo, aprirà nuovi scenari per tutta la regione. Una nuova speranza, un'opportunità di rilancio che parte dalla Ferrandina Matera, parte da questa infrastruttura straordinaria. E si proietterà sia verso l'Adriatico che verso il Tirreno. Ma il treno non dovrà fermarsi a Matera. Questo territorio ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di estendere anche queste infrastrutture verso la Puglia, così come tutte le altre infrastrutture che necessitano per poter realmente far uscire la regione da una situazione di grande criticità che ancora oggi versa. Dobbiamo subito confrontarci, come già abbiamo fatto finora, su un collegamento verso la dorsale adriatica e che ci permetta un collegamento agile e veloce verso la Puglia, verso i tessuti industriali di Taranto e di Bari.